Milan che vince 2-0 contro la Lazio, gol di Bennacer e Theo Hernandez. Un gran bel Milan oggi, davvero un gran bel Milan, era la risposta che tutti aspettavamo, anche un bel regalo di compleanno per quanto mi riguarda. 2-0 per i rossoneri che con questo successo salgono a quota 61 punti in classifica, dunque mettono anche pressione alla stessa Lazio, che in questo momento sta usufruendo di un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Milan che vince, che sta vincendo, anzi ancora ovviamente non è stato assegnato neanche il recupero, ma la notizia importante che, di cui parleremo in questo commento è naturalmente l'infortunio di Rafa Leao. Purtroppo l'attaccante portoghese è uscito dopo 11 minuti, si è toccato all'inguine. La ricostruzione dell'infortunio vede appunto Rafa Leao che già prima della sostituzione faceva stretching durante i primi 4-5 minuti di gara, quando ha tentato prima uno scatto, poi ha tentato anche un sombrero su Marcos Antonio e poi c'è stato quello scatto in area di rigore con l'uscita di Provedel. In quei momenti, in quei minuti, Rafa già si toccava l'inguine e già dialogava con la panchina, che alla fine ha esortato Rafa Leao ad uscire dal campo. C'è proprio un labiale di Stefano Pioli che dice: Rafa esci, perché ovviamente c'è l'impegno in Champions League, mercoledì semifinale d'andata contro l'Inter, match troppo importante per un giocatore come Leao. Dunque, fiato sospeso per il mondo rossonero, perché sono stati assegnati 5 minuti di recupero, quindi 5 minuti dividono il Milan dalla vittoria, da un'importante vittoria contro la Lazio, che sarebbe fondamentale per quanto riguarda uno scatto Champions dei rossoneri in questo finale di stagione. Tra l'altro mancherebbero poi solamente 4 partite al termine del campionato. Dicevo di Rafa Leao, dunque l'apprensione del mondo Milan è concreta, perché se dovesse mancare Rafa in un impegno così delicato, così importante contro l'Inter, sarebbe una tegola enorme. Tra l'altro sono andate anche a controllare gli infortuni di Rafa Leao. Leao in tutta la stagione non si è mai infortunato e il primo infortunio è proprio quello di oggi contro la Lazio, a 4 giorni dall'impegno contro l'Inter. Dunque sicuramente non è fortunato l'attaccante portoghese. Il match comunque è filato liscio per tutti i 90 minuti. Il Milan ha trovato subito il vantaggio nel primo tempo grazie ad un bel gol di Bennacer, che ha rubato palla a Marcos Antonio, ha dialogato con Giroud, che poi ha servito l'assist per il centrocampista algerino che sta giocando in queste ultime partite un po' più avanzato sulla tre quarti. 1-0 per il Milan. Il raddoppio invece dei rossoneri, è arrivato con una grandissima giocata individuale, personale di Theo Hernandez, che ha ovviamente sfruttato la sua incredibile corsa, incredibile forza fisica, si è presentato dal limite dell'area di rigore e ha lasciato partire un tiro imparabile per Provedel. Il 2-0 bellissimo, davvero bellissimo, dell'esterno francese rossonero, che tra l'altro è uscito nel secondo tempo, è entrato Paulo Touré al suo posto anche per evitare rischi, per evitare altri problemi, visto che il Milan dovrà già fare probabilmente i conti con questa, con questo infortunio di Rafa Leao. Vedremo nelle prossime ore se sarà un infortunio serio oppure si riuscirà a recuperare in extremis il giocatore portoghese per la semifinale contro l'Inter. Tra l'altro, al posto di Rafa Leao, dopo 10 minuti è entrato secondo me molto bene in campo Alexis Salemakers, che è stato uno dei più attivi, giocatore che sta vivendo un buono stato di forma, sta vivendo un buon momento, non ha segnato, però è stato attivo in tutte le giocate offensive del Milan. Nella ripresa è entrato anche Kalulu per Calabria e Malik Chao per Kier, è entrato anche Rebic per Olivier Giroud. Tra l'altro Rebic è stato anche autore di un gol che poi è stato annullato. Dunque,
siamo quasi al 93esimo, mancano ancora due minuti alla conclusione della partita. Milan che praticamente non ha quasi mai subito la Lazio, una Lazio molto diversa rispetto a quella dell'andata, una Lazio che all'andata aveva schiantato il Milan per 4-0, oggi si è visto una squadra più sulle gambe, una squadra più in difficoltà, Milan che naturalmente ha approcciato in modo diverso al match perché rossoneri avevano bisogno in maniera impellente di questi tre punti, era troppo importante per Stefano Pioli riuscire a vincere questa partita dopo il pareggio contro la Cremonese. 93 minuti e 30 secondi sul cronometro, quindi un minuto e mezzo alla fine della partita. Milan che sta reggendo il 2-0, Lazio sta provando in questo momento delle sortite offensive ma alla fine viene ben controllata dal Milan. Attenzione, ancora la Lazio che tenta in questi minuti finali magari di accorciare le distanze. Milan che sta tenendo questo 2-0, ormai manca solamente un minuto alla conclusione. Attenzione Lazio, molto pericolosa ora, ma c'è la bella chiusura in calcio d'angolo da parte della difesa rossonera, quindi corner per quanto riguarda la squadra di Maurizio Sarri. Milan che, ripeto, con questo successo che sarebbe fondamentale, abbiamo detto non c'erano più bonus da sprecare, non c'erano più jolly da sprecare, il Milan con questa vittoria sale a 61 punti, si avvicina alla Lazio, poi vediamo le altre squadre cosa faranno, Roma, Inter, Atalanta e Juventus, e ci sono solamente 4 partite poi alla conclusione del campionato, cioè contro la Sampdoria, contro lo Spezia prima, poi la Sampdoria, la Juve e l'Hellas Verona. Anche oggi 73.000 spettatori qui allo stadio, si attende solamente il fischio finale, vediamo dal rilancio di Mike Maignan dovrebbe fischiare l'arbitro per questo successo meritatissimo, e finisce qua, grandi applausi per il Milan che batte meritatamente la Lazio 2-0, partita a senso unico, partita solamente a senso rosso-nero, gol di Bennacer e Theo Hernandez. Naturalmente vi faremo sapere più tardi se ci saranno delle novità per quanto riguarda Rafa Leao, che è un po' la notizia del giorno, l'infortunio di Rafa Leao. Milan che però meritatamente va a vincere questo scontro diretto per la Champions con la Lazio, giocato una gran bella partita, una partita autorevole, una partita in cui ha condotto sempre il gioco, ha tenuto il pallino del gioco, ha avuto anche tante altre occasioni per arrotondare il risultato sul 3-0, sul 4-0, non ci è riuscito, ma era troppo importante per il Milan vincere questa partita. Canta intanto la curva che dice siamo sempre con voi, immagino che tra poco arriverà anche il coro contro l'Inter, perché ora ci proiettiamo totalmente sul match contro l'Inter, Euro Derby, mercoledì qui a San Siro, Milan-Inter.